Presentatevi. Angelo Marinelli. Andrea Chiesi. Una parola per descrivere il tuo studio. Lontano, specie in questi mesi. Molto luminoso. Ci sei potuto andare in questo periodo? No, non ci sono potuto andare. Sì, per fortuna sì. Se ti affacci alla finestra, cosa vedi? Vedo i sarong degli indiani che vivono di fronte e delle nubi veloci che scorrono sui palazzi. Vedo molti alberi, verde e arbusti di sambuco. Covid-19 e gap generazionale. Credo che il Covid abbia dato la spinta necessaria per l'innovazione tecnologica e credo che ormai la tecnologia sia facilmente fruibile, quindi chissà, forse sapranno sorprenderci anche le generazioni passate. Ma credo che tutti si siano adeguati a questi nuovi strumenti. Fase 2. C'è area di cambiamento? Qual è il tuo contributo? Io resto a casa. Non lo so, in parte sì, in parte l'uomo ripete sempre se stesso. Io disegno e dipingo, come sempre. L'unione fa la forza? Resilienza creativa? Beh, spero di sì. Scuole e movimenti un po' mi mancano. Sì, spesso sì. Ma è una proprietà dei materiali, credo in certi casi si possa applicare anche la creatività. Ti senti orgogliosamente italiano? Sì, sono orgoglioso di essere italiano, anche se spesso ci fa un po' adagiare sugli allori. Mi sento pittore, le nazioni sono un concetto che andrebbe superato. Come vedi Bologna? Se fossi il sindaco della città, cosa faresti? Bologna la conosco davvero poco, ma credo che in questo momento tutti i sindaci dovrebbero ripartire dal vicinato e dovrebbero ridare valore ai rioni, ai quartieri. È una città bellissima Bologna. Investirei molto in cultura e farei un sacco di acquisizioni di pittura contemporanea. Perché ti consideri artista? Perché Beh, mi reputo artista perché ho avuto la vocazione, no? disegno e dipingo, io mi considero pittore. È più divertente fare l'artista o... Il prete? E non si tratta di divertimento, uno dipinge perché deve farlo, è una chiamata. Cosa facevi prima di fare l'artista? Prima facevo il disegnatore industriale. Ho sempre disegnato. L'artista è genio e sregolatezza? Quale genio? No, assolutamente no, è impegno e tanta disciplina. Ci Com'è lavorare nel mondo dell'arte in Italia? Ci è molto faticoso. sono i pro e i contro della situazione italiana nel contesto socio-politico internazionale. La meritocrazia nell'arte esiste? Sì, la meritocrazia credo che esista, ma dipende sia dai livelli e sia da dove si vive, dalla città e dall'ambiente. Talvolta esiste. Pro o contro donazione di un'opera in cambio di visibilità? Se Contro. si dona un'opera non si vuole nulla in cambio, se no che donazione Chi è l'artista che vende più opere? Chi offre le opere in cambio di visibilità? Sai che non lo so. Chi è l'artista più sottovalutato? L'artista più sottovalutato credo che sia l'artista in vita. Ce ne sono tanti, sì, perché le mode spostano l'attenzione. Tanti sono sottovalutati. E quello sovrastimato? Banksy, molto probabilmente sì, Banksy. Beh, bisognerebbe guardare l'indice delle quotazioni. Con chi ti piacerebbe lavorare? Piacerebbe moltissimo lavorare con Francesco Giudice. E con chi condivide certi miei ideali? Chi è il più bravo curatore italiano? Una donna, Cecilia Lemani. Beh, Claudio Musso. E il più bello? il più bello resta Abbo, nudo sul divano. Ah, sempre Claudio Musso. Cosa farai quando andrai in pensione? Una volta in pensione, boh, magari faccio finalmente l'artista. Perché non me lo so in questo momento? Ma i pittori non vanno in pensione, disegnano e dipingono fino all'ultimo istante. C'è un'opera che avresti voluto fare tu? L'impero delle luci di Magritte. No. C'è un'opera della quale ti sei pentito? No, non mi sono mai pentito di un'opera, forse ce n'è qualcuna che mi convince meno. No, ci sono opere che non ho ritenuto all'altezza di essere considerate tali e in quanto tali ho distrutto. E comunque non mi sono pentito di nulla perché tutto serve, fa tutto parte di un percorso. Com'è l'opera che non faresti mai? Un'opera rufiana. Ah, semplicemente non la faccio. La pittura è da anziani? No, non credo. E poi che male c'è? Io ho sempre sognato di essere anziano. Grazie.
Questa è la domanda veramente inutile. No, la pittura è primigenia, senza pittura non esiste l'uomo. L'arte digitale è arte? Credo che l'arte sia arte al di là del mezzo. È arte tutto ciò che è definito come tale, che si autodefinisce come tale. Io aggiungo, bisogna vedere l'intento e il risultato finale. Dimmi un rimorso e un rimpianto. Rimorso forse gli anni spesi a studiare ingegneria e rimpiango di non aver studiato architettura a Firenze e aver inseguito il mio sogno. Ma guarda, alla fine non ne ho. Una cosa che proprio non sai fare. Non so assolutamente distinguere un motore da un radiatore o robe simili. Cantare, sono stonato. Qual è la prima cosa che fai quando finisci di fare un'opera? Di solito spengo tutto e aspetto qualche giorno per riguardarla. La osservo molto attentamente, per molto tempo. Credi nei featuring? Sì, credo che le collaborazioni siano stimolanti. Che parola orribile, credo nelle collaborazioni se sono genuine e sincere. Con chi vorresti lavorare? Piacerebbe lavorare con un botanico. Con chi condivide i miei ideali. Quanto influiscono sulla tua ricerca e fama i social network? Credo che forse un po' sulla ricerca, sulla fama almeno per me, per nulla. Assolutamente zero. Fai opere instagrammabili? No, non credo per me. Cioè io uso Instagram come un passatempo. Un'altra parola terribile. No, assolutamente non faccio opere Instagram lì. Non faccio opere di questo tipo. Assolutamente no. Hai più followers o haters? Credo più followers che haters. Anche se gli haters sono più divertenti. Ma non lo so, non, mi chiedete delle cose che non conosco. Cosa rispondi agli haters? Beh, ho haters, venite a me. Non rispondo nulla, si rispondono probabilmente da soli. Le ferite del San Sebastiano di Tiziano o le cicatrici di Alberto Burri? Burri, perdutamente Burri. E San Sebastiano. Il dripping di Pollock o il non finito di Michelangelo? Pollock non l'ho mai ben compreso. È Michelangelo. La scienza in Leonardo da Vinci o in Tommaso Saraceno? Tommaso Saraceno. Leonardo. L'oro bizantino o quello di Yves Klein? Klein, forse lo preferisco in blu. L'oro bizantino è sopra qualsiasi cosa. L'azzurro di Beato Angelico o di Ettore Spalletti? Il rinascimento del Beato Angelico. L'azzurro di Beato Angelico non si può mettere in discussione. Il sacro di Piero della Francesca o di Anish Kapoor? Anish Kapoor con il suo essere infinito. No, lasciatemi stare Piero della Francesca, per favore. Non fate questi paragoni, lasciamo stare. Un artista che potrebbe essere tuo padre? David Hockney. Sant'Elia. Un artista che potrebbe essere tua madre? Nan Goldin. Artemisia Gentileschi. Un artista che potrebbe essere il tuo amante? Non posso rispondere. Nessuno. Un artista che potrebbe essere il tuo erede? Beh, per un erede datemi ancora qualche anno. Non ho eredi. Sei mai stato trattato male da un altro artista? No, non credo. Credo di no. Un artista che non vorresti mai avere come nemico? Wolfgang Tillmans. Mi piace molto il suo lavoro, ma ha qualcosa nello sguardo che forse è meglio tenerselo amico. Ma guarda, io non ho nessuno come nemico, non ho nemici. Due aggettivi se pensi a Kubo. Cultura e innovazione. Ma Kubo è meraviglioso e indispensabile. Se fossi a capo di Kubo, cosa faresti? Forse troverei dei nuovi modi di immaginare il digitale, di intenderlo, però mi sembra che voi già ci riuscite. Tantissime acquisizioni di pittura. Cosa vorresti dire a Kubo? Continuate così. Grazie di esserci, avanti così e sempre più forte. Hai cantato Bella Ciao dal balcone? No, poi ho sempre avuto l'ansia da palcoscenico, quindi no. Ahimè sono stonato, è meglio di no. Il brano o il genere musicale che più ti ispira quando lavori? Di solito ascolto musica indie, se le parole si accavallano sui pensieri passo della musica classica o musica con pianoforte. Ce ne sono tanti, così su dei piedi potrei dire Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach.
il tuo talento più grande. Credo di essere un attento osservatore e questo mi porta ad essere molto empatico. Disegnare. È un rapporto affettivo più stabile con la tua opera d'arte o con una persona? Con una persona. Non saprei. Con chi sei assicurato? Al momento con nessuno. Anche con Unipolsai. Se incontrassi Andrea Chiesi, cosa faresti? Gli chiederei di raccontarmi dei suoi viaggi e delle sue impressioni, credo, soprattutto sulla Cina. Se incontrassi Angelo Marinelli, cosa faresti? Lo porterei con me a visitare un luogo abbandonato dove c'è molta vegetazione. Avete mai lavorato insieme? No, non ci conosciamo, tra l'altro. Direi di no, non abbiamo mai lavorato insieme. Una parola per descrivere la ricerca di Andrea Chiesi. Saudade, intesa come quella presenza-assenza. Una parola per descrivere la ricerca di Angelo Marinelli. La natura e l'ombra. Cosa prenderesti da Andrea Chiesi? Le luci, le geometrie e le trasparenze. Cosa prenderesti da Angelo Marinelli? È una sua opera, grande, di grande formato. Cosa pensi che dirà della tua ricerca? Ma io credo che forse probabilmente anche lui troverà delle affinità e lo stesso modo di essere affascinati dal passaggio dell'uomo nel mondo. Non lo so, sono molto curioso. Augura qualcosa di buono all'altro. Ti auguro di continuare a vedere nel mondo tutte quelle storie che da tempo per gli altri sono già storie concluse. Tutto il bene possibile, una vita lunga, piena di felicità e di gioie, sia nella sfera personale che nella sfera professionale.